Padre Pio nella mia vita quest'oggi vuole raccontare a tutti voi, cari amici di Padre Pio TV, vuole condividere con tutta la famiglia di Teleradio Padre Pio la storia del baritono Giorgio Gatti che è qui nei nostri studi, ci è venuto a trovare. Grazie innanzitutto per la sua Grazie a voi. disponibilità, per la sua presenza e soprattutto per voler condividere con la nostra famiglia, la famiglia di Teleradio Padre Pio, la sua storia. Il perché oggi sono qua. Sono passati 44 anni da quel giorno meraviglioso che era il 3 novembre 1967, quando ebbi la fortuna con il mio cugino Antonio Beconi, che era un figlio spirituale di Padre Pio, di venire a fare dei viaggi, e in questi viaggi ho conosciuto Padre Alessio Parente. E grazie a questo incontro io, il 3 novembre del 1967, alla messa cantai, accompagnato all'organo da Gennaro Cristiano, e Padre Pio stava di fronte all'organo sul matroneo, coperto con lo scialle, in preghiera. Quindi per me fu una grande emozione. Erano i miei primi passi, allora facevo le mie prime lezioni di canto, quindi canterò, non canterò, ero diciamo un giovane di belle speranze, ma dovevo intraprendere una carriera non facile. E quindi per me tutto parte da lì, cioè da questo inizio importante. Ho avuto la fortuna di confessarmi, ho avuto la fortuna di fare questo canto davanti a lui. Se oggi sono qui a distanza di 44 anni a ringraziarlo, se penso quante cose importanti sono passate nella mia carriera, lo devo proprio a lui. Ecco, stiamo vedendo un'immagine, questa Questa foto. immagine risale proprio al 3 novembre del 1967, siamo nel primissimo pomeriggio e io sono quello in ginocchio di fronte a Padre Pio, vicino a me c'è Antonio Beconi, mio cugino, di qua, come lei vede, riconoscerà Padre Alessio, e andammo proprio per la benedizione e questa è la foto proprio che ricorda, io cantai la mattina, ma questo è nel primo pomeriggio che andammo. Di quella giornata, che cosa ricorda? Guardi, sono talmente emozionato, fu una cosa perché il pensiero di essere di fronte a questa figura così bella, quindi sono tante le cose che ricordo, ma non so come esternarlo, fu un'emozione grande che tuttora mi porto. Lei non ci crederà, ma se io dovessi cantare, so, alla Scala o al Metropolitan stasera, mi darebbe meno, cioè avrei meno paura di ricantare nella stessa chiesa, fra l'altro riaccompagnato dallo stesso Gennaro Cristiano, e a pensare che sopra, diciamo, c'era Padre Pio che allora mi ascoltava. Quindi è una grandissima emozione. 44 anni sono tanti, la mia carriera, ho festeggiato i 40 anni proprio l'anno scorso e di cose ne ho fatte, quindi l'ho sempre sentito come una grande presenza. Io ho sempre voluto un gran bene, ho sempre ricevuto tante, tante belle grazie, insomma. Proprio Ecco, c'è un opuscoletto che è stato realizzato per i proprio per i 40 40 anni, anni, sì. Giorgio Gatti, Sante Ampolle, un mio ritratto, dove parte un po' tutto da quell'incontro con Padre Pio. Perché si può dire che, come vi ho detto, nel 67 erano le primissime cose, forse no, non avevo ancora fatto neanche i concerti, quindi era il mio primo. Invece questo è un libro dove raccoglio un po' tutto il percorso. Ecco, lei si è portato un po' dietro anche questa immagine, ovvero anche dei consigli, forse che sicuramente le avrà dato Padre Pio durante questo Ma incontro che ha avuto. devo dire, sono molto sincero, perché quando si parla di un personaggio così importante bisogna. Ecco, questa è un'altra foto che risale a quei giorni, questo era proprio, credo, il giorno stesso che poi partimmo, lì sono in compagnia di altri amici. Io, diciamo, ho avuto questa grande fortuna di avere vicino a me questo padre Alessio, che molte volte io scrivevo a lui e lui molto carinamente chiedeva, poi mi rispondeva e mi virgolettava le risposte. Quindi ho delle risposte, posso fare quel concorso, posso andare a fare questa cosa, è meglio che faccia, insomma, e mi arrivavano le risposte, quindi sempre tramite padre Alessio. E tutto poi Si è avverato. si è Eh avverato. sì. Si è avverato tutto, tutto. E quindi io oggi, cioè, mi sento proprio
felice di essere qua a rifare questo canto per lui. Nelle sue richieste a Padre Pio, sarò qualcuno un giorno? Ma credo che alla fine, al di là di dire farò il cantante, riuscirò, era più che altro essere sereni con me stesso, ecco. cioè volere bene a chi avevo d'intorno, in quell'occasione mamma e poi dopo la mia famiglia, quindi poi sono queste le cose importanti. Certo. Poi se questa carriera è venuta e se tutto è successo sono cose in più, però devo dire è partito tutto da quel giorno. Ecco, nell'andare un po' a ripercorrere questi 40 anni, 44 anni, qual è stato il momento più bello della sua carriera? Ma il momento più bello è stato proprio questo di quel giorno, che me lo porto sempre nel cuore. E poi tanti momenti, non so, il debutto proprio che ti consacra, non so, diciamo il baritono ufficiale, per poi non so, l'incontro con mia moglie, che io ho una moglie che è una pianista molto brava, che mi ha dato tanto e mi insegna tuttora, e quindi aver portato in giro tanti concerti con lei, poi la nascita dei figlioli. Insomma, tante cose che sono successe nella famiglia, ma anche in giro per il mondo, me lo sono sempre portato con me, quindi è importante, insomma. Per me la figura di Padre Pio è molto importante. E questo significa anche portarlo nella sua famiglia, inculcare sempre, nei sì, suoi figli. Ma anche nel mio mondo, anche attraverso tanti colleghi che a volte quando vedono la fotografia o me... però dopo io mi sono accorto tante volte dalle quinte che poi passano, gli danno un bacio e riscappano, cioè la conferma che prima ti dicono no, ma sai, e poi dopo invece ho visto dei risultati, e poi sempre l'ho sempre sentito molto presente la sua figura. Poi quando parliamo di Padre Pio non si parla mai di coincidenze, ce lo ha Mi sembra, ora non vorrei sbagliare, ma insomma era una sua frase, una risposta, non so a chi le ha dette, quando qualcuno gli disse ma erano tutte combinazioni, e lui disse le combinazioni chi le combina? Certo. Però diciamo, io in quei 3-4 giorni che sono venuto qua, negli anni 67-68, io mi ricordo di un bellissimo incontro sempre che avveniva alla Sala San Francesco, dove c'erano tante persone, e lì mi colpì molto una risposta che Padre Pio dette a una persona che si inginocchiò, a un certo punto uscì fuori dal gruppo, si inginocchiò, mi ricordo Padre Pio stava sulla sedia a rotelle, c'era vicino a lui Padre Alessio e un altro frate straordinario che era Bill, l'americano, quello robusto, e gli disse: padre, io non sono un figlio spirituale, ma non ho le possibilità di poter ritornare a San Giovanni Rotondo altre volte perché non ho i mezzi, e lui gli rispose e dice: non c'è bisogno che vieni a San Giovanni Rotondo, ogni chiesa che trovi lì mi troverai. Questa fu una cosa molto bella, questa risposta, cioè davanti a una persona che forse aveva delle difficoltà economiche, insomma, e poi tante altre persone che ho incontrato in quei giorni, una figura bellissima. E lei è tornato a distanza di anni qui a San Giovanni? Sono tornato altre volte, mi ricordo tornai quando ancora Padre Alessio era vivo, nel 1998, tornai con la famiglia, con i figlioli, ma da quel giorno per ricantare, io ricanto qua oggi dopo 44 anni, in forma naturalmente privata, è un omaggio che io voglio fare, un ringraziamento, per dire grazie che allora quel ragazzo che sperava tanto di fare questa carriera, effettivamente, se sono 44 anni che ancora mi vogliono per cantare, insomma, vuol dire che qualcosa è successo. Giornate in quel novembre del 67. Ma mi ricordo tante cose, io scrissi anche di getto così una mia impressione, la messa, l'alzarsi prestissimo a venire alla sua messa, tutte le persone che erano lì, che accorrevano fino all'apertura del portone, la messa, il suo momento dell'elevazione, il momento di quando sollevava quell'ostia e il calice, quel momento... È vero che c'era silenzio in chiesa. Non solo silenzio, ma poi, non so, sembrava che si fermava il mondo, come se lui fosse proprio in paradiso, cioè c'era quell'attimo che poi era molto lungo, non era... Certo. La messa... La confessione, io mi ricordo avevo il numero 45,
lo ricorda ancora, questo fatto di averlo a 20 centimetri, questo sguardo che non ti lasciava mai, queste sono... Poi anche allora, se penso alla gioventù, quindi andai, per me era un'emozione forte. Sono stato 4 volte e poi devo dire questa grande amicizia a un padre Alessio. Questo frate eccezionale, un frate padre Alessio parente. Ecco, questa è la foto che risale al 1998, dove venni con mia moglie e i figli, e qui è stato l'ultimo abbraccio con padre Alessio, poi dopo seppi quello che era successo. Infatti ieri siamo stati al cimitero, sono andato. Sì, che io devo ringraziare, e questo se no mi interessa dirlo, questo gruppo di preghiera di Prato, del Sacro Cuore, che l'Emanuela Nencini è una donna straordinaria. Il capogruppo. Ma non credo che sia solo capogruppo, credo che abbia qualcosa anche in più, che facendo a Prato 2 concerti per il sorriso di Padre Pio, insomma per loro, parlando con il dottor Giulio Siena, che ho avuto il piacere di conoscere, c'era Padre Marciano, hanno ricostruito questo pellegrinaggio e mi hanno inserito per venire a rifare questa cosa molto bella. E anche bella perché il fatto che lo stesso organista di allora sia ancora presente, mi colpisce molto. Ecco, ma non c'è stato qualcuno che ha chiesto a Padre Pio, ma sto ragazzo, sto giovanotto ma è io bravo? Io guardi, dicevo prima, tutte le volte che parlo di Padre Pio o ricordo le mie cose, sono sempre parole e sempre risposte, sono sempre venute tramite Padre Alessio, perché bisogna sempre essere precisi. Mi raccontò Padre Alessio, che fra l'altro l'ho anche scritto, che proprio la mattina stessa del canto, perché poi è successa una cosa molto carina e l'abbiamo ricordato anche con Gennaro, quando io ero lì attaccai l'Ave Maria di Schubert, ecco. Mi ricordo ha anticipato la mia domanda il su fatto cosa stesso che mi trovavo di fronte a Padre Pio a pochi metri e la voce incominciò cominciò a tremare. E mi ricordo Gennaro disse: non lo guardare, guarda la Madonna, guarda la Madonna, perché io mi ero preso un attimo di che lui alzò la testa, era in preghiera, ecco, mi diceva sempre Padre Alessio che quando lui lo riaccompagnò in ascensore, che dal matroneo scendeva lì alla saletta San Francesco e poi rientrava, gli domandò Padre Alessio, dice, cosa ne pensava di questa voce. Lui ha detto una risposta che l'ho anche scritta, dice: però che bella voce che tiene questo cantone. Ora questa parola cantone, forse alla mole mia, perché io sono sempre stato robusto, e lui dette questa definizione. E anche in tante risposte di certe cose che dovevo fare, quindi quando lui gli riferiva qualcosa, lui a regola si ricordava che ero quello che cantò quel giorno. Cioè lui dava sempre, si deve andare, può fare oppure non può fare. Sì, che già il pensiero che al di là poi del suo giudizio, che poteva essere negativo o positivo, avere avuto questo privilegio di averlo vicino così, è importante. Per me parte tutto da là, io l'ho sempre detto, da quest'inizio, insomma. E durante la sua confessione? La confessione... Questa immagine che aveva di fronte... Io dico, queste sono cose che forse non si possono tradurre neanche sulla carta, perché... a mano che tu gli stai dicendo quello che uno fa, al di là che sono cose più o meno, sembra quasi, a me mi dette l'impressione come se quasi lui sapesse, anticipasse quello che poi tu gli dicevi. E poi questa, mi ricordo nella confessione, mi ricordo quando sul finale arriva la soluzione, insomma, cioè questo fatto dei genitori, la mamma, il papà, di comportarsi sempre sulla strada, cioè questa, la messa, di non perdere la messa la domenica, cioè aveva questi, mi ricordo ancora questi ammonimenti, insomma, questo, però tutto con una voce, e poi non so, c'era intorno
un qualcosa di magico, non so, io... Straordinario. Eh sì, io credo bisognerebbe davvero ringraziare il Signore per averci mandato un dono così grande. Un dono così grande che a volte indegnamente, insomma, io credo che è una figura straordinaria. Proprio per la sua grande semplicità, proprio per questo suo non cercare mai nessuno, insomma, si legge, ha sempre vissuto, diciamo, fra il convento e l'orto, certo. Pensare ai milioni e milioni di fedeli che tuttora, insomma, è un continuo, questo è straordinario. Io ho sempre pensato una cosa, poi, ma anche al di là del discorso delle stimmate, che le stimmate è un'altra cosa straordinaria, ma io credo Padre Pio sarebbe stato uguale anche senza, è un mio pensiero, poi, è una, per dire, perché quella è una cosa altrettanto grandissima e grandiosa, ma quest'uomo è così, io l'ho sempre nel cuore, insomma. C'è qualcosa in particolare che Padre Alessio le raccontava di Padre Pio, di straordinario? Ma Padre Alessio, per chi lo conosce meglio di me, io l'ho anche chiesto, parlavo anche con Padre Marciano, ho parlato. Padre Alessio, ecco dove sta anche in questo caso una figura. Padre Alessio per me è stata un'altra persona. Io so, e me lo diceva anche lui è stato insieme anche a Padre Pellegrino, uno dei frati che lo vestiva, lo spogliava, insomma l'ha assistito. Io non ho mai sentito, non ho mai visto l'atteggiamento, ma lei si figuri in un mondo in cui viviamo, dove se uno avesse avuto la fortuna di stare, non dentro, di stare sulla porta ad assistere, uno ci no, ho visto Padre Pio, non ho mai sentito da lui questo fatto di, questa umiltà, questo, mi raccontava solo quelle cose che poi in quel libro bellissimo di Mandami tuo angelo custode l'ha anche scritte. A volte il ritardare andare a servirlo alla messa e c'era chi lo svegliava, quei fatti lì, ma su quello che lui gli è stato non sentivi, questo l'ho sempre trovato una grande umiltà, perché altri al posto suo non lo so, devo dire, no? Siamo tutti, e anche questa conoscenza mi è servita molto. Padre Alessio anche lui era un frate, ma in quell'occasione conobbi anche Padre Onorato, tutto quel periodo, Padre Pellegrino, Padre Onorato, l'americano. C'era anche un frate che ora non l'ho più rivisto, Padre Adriano, non so se starà ora in un altro convento, insomma, era un periodo quello bello. Mi ricordo una delle frasi che mi scrisse proprio sul suo libro di Mandami un angelo custode, scrisse ricordando quei giorni belli trascorsi in compagnia di Padre Pio, Padre Alessio. Anzi, mi disse, ne hai fatta di strada a pensare, ma sempre non in presenza, era sempre molto intimo, molto privato, molto, diciamo, senza mai essere in primo piano. Bello, bello. Bene, noi la ringraziamo. Ma io ringrazio voi perché il fatto stesso di essere oggi qua a dire queste cose, penso, sai, 44 certo. Anni sono, non sono tanti, ma per me sono anche tanti, è passato come, sì. E quindi speriamo che dall'assù ci protegga e poi specialmente in un mondo in cui ora stiamo attraversando, certo, no? Anche, certo. Quindi ci sia sempre vicino e più che altro ci faccia sempre trovare questa serenità, e questo amore verso il prossimo, certo. Perché quello che un po' manca oggi, no? Ecco, concludendo questa chiacchierata tra devoti, da devoto, è vero, da devoto ai tanti devoti che ci stanno seguendo, che cosa dice il baritono Giorgio Gatti, ai devoto di Padre che Pio? Ci stanno seguendo, dico di continuare sempre a non solo a volergli bene, ma a cercare di far bene al prossimo, ognuno attraverso la sua propria professione, il suo proprio lavoro. Io considero che la voce è un dono di Dio e se posso mettere a disposizione di chi è meno fortunato di me, io l'ho fatto, lo farò e sempre lo farò e correrò sempre finché avrò fiato di farlo. Questa potrebbe essere un veicolo, oppure continuare sempre a
a portare avanti quegli insegnamenti che lui sempre diceva. Ecco, sempre di crederci, volergli bene e trasmettere anche a chi a volte può essere un po'... Ma è difficile, perché ora sto vedendo che tante anche persone che conoscevo ora sono molto... perché è indiscusso tutto quello che lui ha fatto e continua a fare. Ecco, questo. E chi l'ha conosciuto mi sento un privilegiato, ma anche chi non l'ha conosciuto, perché è vero, se ripenso a quella frase, non c'è bisogno di venire qua, nel senso, ora sotto una forma, ma in ogni chiesa si trova, lui voleva quello alla fine, certo, se poi noi abbiamo la fortuna anche di venire, di tornare, quella è una gioia ancora di più, però questa attenzione al... E ogni chiesa li mi trovi, e quindi Padre Pio è dappertutto, è con noi. Questa cosa qua. Grazie. E mi rimane anche perché sono emozionato, allora a volte preferisco cantare e non parlare. Però quando poi si parla di Padre Pio non è facile. Però sono cose che vengono dal cuore e quindi... E noi, la ringrazio molto. E noi la ringraziamo perché ha aperto il suo cuore con la nostra famiglia, la famiglia di Padre Pio TV, che le augura ancora tanto bene, soprattutto ecco, questa grande forza di andare allo stesso tempo attraverso la sua voce, di portare il suo messaggio, questo carisma, anche nel suo lavoro. Questo mi fa piacere dirlo e dirlo anche da questo posto che è visto e ascoltato da tanti fedeli. Chiunque mi chiamerà, chiunque ha bisogno della mia modesta voce, io sono pronto a farlo perché voglio fare del bene a chi è meno fortunato di me. Questo ci tengo a dirlo e devo dire mi commuove. Grazie, grazie mille, grazie. Bene. Terminiamo qui questo nostro piccolo appuntamento con Padre Pio nella mia vita. Ringraziamo il baritono Giorgio Gatti che è tornato dopo diversi anni, ecco, di nuovo a cantare e condividere con qui a San Giovanni Rotondo, a cantare, possiamo dire, anche davanti a San Pio, alle sue spoglie mortali, le sue reliquie, quindi è per dire grazie, così come tanti di voi ci scrivono. Allo stesso tempo vogliono condividere la loro storia, potete continuare a farlo. Padre Pio nella mia vita, @teleradiopadrepio.it, oppure potete chiamarci allo 0882 41 83 80. Grazie. Grazie mille.